Accidenti, c'è pure una la luce. Anno 1919, giorno 3 gennaio. Casello ferroviario presso la piccola stazione di Flifflingheim, Worms, stanza da pranzo del casellante, ore 18:30. Il campo di prigionia di Zelle-Lager fu interamente sgomberato la mattinata del 1 gennaio, notte serena e fredda, non si dormì, attesa nel vento gelato a Schoen. Saliamo in treno congelati. Io sono con Betty, Sciacaluga, Meucci, Mazzacchera, San Filippo, Rossetti, Battiato, otto nel posto di sei, pigiati l'un contro l'altro, fra l'ingombro del bagaglio leggero, coi finestrini rotti che ostruiamo mediante salviette e pezze per rompere al vento e al gelo il loro passo maledetto. Facciamo un viaggio ben gramo, consolato solo da qualche risata, dalla gioia latente e diffusa del rimpatrio e da qualche scatoletta della Croce Rossa inglese. Il treno ci esaspera per la sua lentezza, percorre a passo d'uomo e di cavallo zoppo con soste enormi nelle stazioni la linea Hannover, il design Bebera, Francoforte, Worms. Noto soltanto alcune date nell'orrore. Partenza improvvisa da Lione la sera del 12, camionate alla stazione di Boutreau, ci fanno lasciare a Oulain tutti i bagagli, Grenoble, salgono gli altri. Giorno 13 gennaio, tempo sereno, ma grande tristezza in me e scarsa emotività anche nel rivedere le Alpi, il Moncenisio, l'Italia. È la sera del 13 gennaio, stellato, freddo, grande tristezza. Torino, ore 21:30 sempre del 13 gennaio. I Gallone e i Simonetta mi dicono che i miei stanno tutti bene, anche Enrico in me tristezza. Ci fanno mangiare alla Grange, champagne, gli eroici reduci, tristezza. Lettera di Clara consegnatami dal Frattini, vogliono che io vada a Milano, ma la mamma e la Clara erano state già a trovarmi due volte a Domodossola, freddo, disturbo, pena, immenso amore, tristezza anche perciò. A mezzanotte circa parto con la tradotta per Milano, sto male di nervi, sono stanchissimo, lugubre viaggio, direi che presentissi la patria vuota. Alle 7:30 circa arrivo in carrozzella a casa. È buio, busso in portineria, su suono il campanello. Mamma, è la Clara, venne ad aprirmi, ci abbracciamo tanto, poi seguo la mamma che si è rimessa a letto, l'abbraccio nuovamente ed Enrico. Dove sta? Come sta Enrico? Mi risponde piangendo la mamma. Enrico è andato di qua, di là. La tragica, orribile vita. Non posso più scrivere, ricordo troppo, automatismo esteriore, senso della mia stessa morte. Speriamo passi in fretta tutta la vita. Condizioni morali e mentali disastrose. Caporetto, gli aeroplani, Enrico, immaginazioni demenziali. È troppo, è troppo. La mia vita è inutile. È quella di un automa sopravvissuto a se stesso,
che fa per inerzia alcune cose senza amore né fede. Lavorerò ancora mediocremente, farò alcune altre bestialità, sarò ancora cattivo per stanchezza, ancora egoista per debolezza e bruto per abulia, e finirò la mia torbida vita nell'odiosa palude dell'indolenza che ha avvelenato il mio crescere. Mutando le possibilità dell'azione in vani, sterili sogni, non noterò più nulla, poiché nulla di me è degno di ricordo anche davanti a me solo. Finisco così questo libro di note. Ecco. Allora, queste sono, con un po' di sforzo,